Cabava. Eroe FIFA World Cup prenotazione. Questo l'hanno dato, eh. L'hanno. Si apre subito così. Boom. No, questo lo voglio aprire subito. Ma ti posso dire? Ma ti posso dire? Ma ti posso dire? Guarda che Brolin che ci ha dato, Ale. Ciao, bellissimo. Grazie per i 4, bentornato. 4-3. Guarda che carta. Oh, Fabi, grazie per i 28, bentornato. Aspetta che... Ok. Vabbè, bella carta di Cristo. 4-3, ruoli CAC, ATAD. Ci piace Brolin, porta a casa nel saccoccione. Già sta sul mercato? Volato tutto, è volato, ridi. Tenete, primo, se li aprimo. Vediamo che è uscito tutto quanti, i team e robe, se la Giusto. aprimo. Bello, vabbè. Mamma mia, i server, raga, come stanno i server? Non bene, non bene. Guarda, l'unica cosa che è andata bene è stata quel bel allo Wairan, cioè quel bel Brolin, perché per esso veramente era merda, non abbiamo trovato niente. A metà luglio non mi ha dato, e mo' voteranno. Mi ha preso l'ultimate. Che cazzo ne so, che qua. Fa vedere chi è sto campione. Ammazza che bucio di culo. Ammazza troppo, però. Sa vedere che mo' con Brolin sono stato lo stronzo che ha trovato quello peggiore. Carino sto Marchisio, dia 4-4, grande tiro, grande tutto. L'unica cosa è che forse in game potevano fare un po' meglio. Brolin, io pure ho trovato Brolin, bello vero, grande carta. Ammazza, qua gli è andata la dinamica poi è clamorosa. No, ma è proprio bella, cioè nel senso, ma poi trovato così. Ah. Ah sì, grazie Petrepe, bentornato. Trovato così è tanta roba. Un sacco di carte, eh. Cioè, il team è bello corposo, sostanzioso, sta Koulibaly, c'è sta Carvalho, pure che... Non è brutto. Andiamo a aprire sto pacco. Gnabry 93.000. Bernardo Silva... Bernardo Silva costa un po'. Chi è? Marchezze? Non lo so. Cioè, non è male Marchezze, per carità. Però un po' rispetto a quei due che ho... Quello che ho trovato io e quello che abbiamo trovato prima con Marchisio, questo... 3-3, botta da fuori. Passaggio, vabbè, DC questo dovresti, tanto cosa fa, no? E questo DC lo dovresti giocare, da Liga. È lenti, sì, penso c'era 90 di forza. Vabbè, questo si potrebbe giocare comunque. Secondo me spigne. DC. CDC, meh. Ma lo regalano a chi ha preso il gioco, la versione Ultimate, prima del 21 di agosto. O entro il 21. Ho trovato Vinicius in un 2 giocatori orari. Ah. Sembra che tu abbia giocatori di cui occuparti. Chi? Ah, i token. Sto pacco che faccio? Lo frullo? Ah, ha frullato lui, apposta. Qual è il pacco dell'Hero? Non c'è il pacco, regà. Ve lo regalano se avete preordinato FIFA Ultimate Team. Se avete preordinato FIFA l'Ultimate entro il 21 di agosto. Hidetoshi Nakata! Che non è manco brutto da usare, secondo me. Qua la carta bustata così è tipo la Prime Moments presa a novembre. Il problema è che è uno di Nakata. Che c'ha sempre quel medio-medio del cazzo. E che sicuramente costa poco sul mercato. Quindi poi è meglio se te da un altro. La carta anziana non è brutta. Carina. Però. Io mi spiego velocemente come funzionano queste carte nuove. Ma oltre il pre-order, deve essere l'account che ha fatto il pre-order. Tipo, se voi un amico, tu e un amico tuo l'avete preso, ok, vi siete divisi il gioco. Ma l'amico tuo se l'ha comprato sul suo account, cioè lui l'Hero, tu non ce l'hai. Vai, abbiamo la regia. Io, i gettoni come si sbloccano? I gettoni SBC, obiettivi. Il primo te lo regalano. Insomma, un po' di cose, comunque, siccome si sono sempre sbloccati per tutti gli altri. Fellare è forte. Ah, Nakata back to back? Insomma. Da due pick giocatore mondiale. E mo si famo. Tanto mica scappano. Vabbè, da Hero. E mo questi si famo tutti quanti, con calma. De novo Ide è uscito. Che poi è pure CC, sì. Pure per metterlo bella inculata.
Cioè, a meno che poi vogliono far finta di niente, che non gli interessa il fatto che hai preordinato prima. Dopo, infatti, su Xbox ci butto un occhio, perché io comunque ho preso la versione Ultimate, però l'ho presa molto più tardi. Sarebbe da vedere. Yeah. Infatti stavo a fare, ma che cazzo è? Amico mio, allora, grazie per i 10, bello, bentornato. Beh, chi vuole? Buono. 4-4. No, fra, non penso si possa scrivere questa cosa. Ma adesso pure è bello, eh. Guarda che carta, c'ha un esterno da paura. Mo c'ha pure 4 di debole. A T e S, C o C a S. Bello pure lui. Ma queste qua sono tutte icone che tutti hero che comunque vai a pagare, che costano. Insomma, niente male. Trovato Park dal 100k. Perché in teoria mo hero ci dovrebbe avere un drop pure più alto, perché so carte promo. Dopo un po' te le dovrebbero rilevare dai premi. Ha messo nervosi, continua a insistere. Ah, questo è quello de... il pacco con teoria, due scelte giocatori per i giocatori mondiali pure per fare la squadra. Io ho Cap de Vila. Oddio, Cap de Vila. Te posso dire che secondo me non è così una brutta carta. Perché quell'altra era un coglione. Però questo ancora può diventare lengthy su next. Interessante. 90 di velocità adesso, quindi spigne. C'ha pure 4 di skill. Che cazzo sta facendo? Vedi? È carino. Mazza, questo bella roba gli hanno tirato fuori, devo dire. Bella cartina. Sì, l'intesa Govu su 4. Ma boh, te posso dire. Quel Govu non c'ha bisogno di niente. Quello che te capita. Apriamo se pure questo per vedere un po' come va. Tanto spariamo se questo, che questo è quello... Sì! Questo è quello... Sì! Vabbè, io mi ha data che base? Dovrebbe stare nei pacchi, che è? Boh, non lo so, non ci ho fatto caso. Vabbè, chi vuole buono? Porta a casa, che è un bel malloppone. Pareri io, fammi vedere. Questo è bello. Questo quasi quasi mo compro su account mio. Mo manna a fanculo quel coglione de Cruyff e mi faccio una di ste carte pazze. Ma questo è bello, 2000 ruoli fa pure. Ma porta a casa, che t'ha detto bene, t'ha detto. Cantè, che è bello. Certo, quel Papen un po' me puzza, sono sincero, Papen un po' puzza. Aprirei pure i 100k, già che ci stiamo, che magari ci troviamo qualcosa di pazzo. De pazzissimo, ma si è merda. Ruben Diaz, vabbè dai, almeno è workout. I Cardina, vabbè, non un sicuramente meglio dei miei 100k. Vediamo se quello dopo è meglio, va. Allora, Run com'è? Un fenomeno allora, Run. Peccato che ha 4 di skill e non 5. Oh, if workout... Sarebbe da aprire quel pacco magico, quello lì pazzo. Trappe. Vabbè, almeno so, però lì 100k mia sono stati gulaxi, mi ha dato. Quel coglione di Forlan. Però secondo me lo può provare Forlan. Ma guarda che in realtà tutti tranne uno. Non famo il nome perché sennò esce quell'uno. Papen pure. No, ho fatto il nome, mo ti voto. Boh, no. E beh, ma penso che mo te lo assegnano, mazza de lusso. Afe, evidentemente l'hanno fatto. Mazza, questo che roba, comunque. Questo è proprio forte. Cioè, c'è una carta devastante, sto Goku. Beh, era già forte, vabbè, l'ho provato, a me era piaciuto tantissimo. Mazza, che roba, oh. Che poi la difesa non l'hanno toccata. Però il 4 il 4 di debole era l'unico difetto che c'aveva. Per quanto poi il 3 era, pareva 5. Però guarda che tiro: 94 di long shot, 94 di potenza, 89 finalizzazione. Bello. Su Hold ci potresti guadagnare Coco. Cioè, ma c'è una carta da paura. Cioè. Lo sai che non l'avevo visto la prenotazione del World Cup. Vediamo un po'. Ti posso dire che pure Rudy 91. Questo peccato forse perché è rimasto 3-4, mi pare. Marchese è buono, raga. Cioè, mo, a me quello base non mi ha fatto impazzire, però. Questo peccato che poi magari 3-5 potevi fare.
Però 90. Guarda che dribbling. Colpo di testa assurdo. Bel fisico. Tiro di precisione, forti testa, pallonetto. Vabbè, cioè, ma che tiro c'ha? 97 finalizzazione, 97 di potenza. Madonna, ma che tiro gli hanno fatto? Stupendo. Rudy. Allora, ancora un altro hero. Un delizioso hero. Nome squadra Bresaola. Ci sta. Ah, Brolin è... Ma poi alla fine era uno dei migliori, eh. Attenzione. Argentina, Cidda. Però è Premier. Oddio, però è Premier almeno. Marchisio com'è? Fenomeno, Marchisio. Cioè, penso sia un fenomeno, cazzo. Sono Marchisio e Iaia, due top, top, top. Proprio che voli. Iaia penso faccia delle robe, giocherà tipo da solo. Con quel bisteccone che c'ha tra le gambe, sai come vola. Mascherano che c'ha 3-3, com'è? Valbo, lo sai che adesso ci andiamo a fare le battle queste sere, sei contento? Basso alto 3-4. Che è un po' al dribbling, è un po' a me. Ma che poi Mascherano era uno che comunque palla al piede, sapeva di... Sapeva il fatto suo. Vabbè, che te devo dire. Bella per Mascherano. Però quanto è bello quando premi R3 c'ha sta cosa rossa a sinistra, da paura. Assurdo che hanno fatto una settimana di nulla e poi hanno droppato talmente tanta roba insieme che è fuori di testa. Cioè, sono andati a mettere 50 swap, sono andati a mettere Hiro, sono andati a mettere le prime Icon World Cup, che so, Viera e Cafu dagli swap. Hanno messo sto team The Path to Glory che è infinito. Hanno messo tutte ste carte per i mondiali. Almeno le carte dei mondiali le potevano mettere, secondo me, una settimana prima. Gabbo, grazie, Bits. Che serve questi giocatori a tempo limitato? Ci fai delle sfide che ti danno gli swap. Caut. No, ma lasciare una settimana di buco non c'ha avuto. Cioè, mai fatto una roba che è figa. Cioè, forse è una delle cose più fighe che hanno mai fatto. A livello dei eventi, il migliore. Questo che è CC, CC e D. Ma la carta è migliorata. Certo, il CC, quello che ho provato, era il CC era un bidone clamoroso. Sarebbe da vedere mo con le stazze boostate come si comporta. Manco lenti. Cioè poi gioca giusto suo. Cioè oddio, penso pure su Next quel vinite dovrebbe comporta bene, però il gioco mi dà delani. Non contento me ne dà un altro. Ok, vediamo qua l'Iro. Nagata comunque è quello col drop più alto, mi sembra di capire, perché insomma amo ritrovato. È uscito l'Hero sgarantito per quelli che l'hanno preordinato entro il 21 di agosto, altrimenti non ce l'hai. Ma Mendy è buono, eh? Sì. No, ma a giocare si può giocare, perché comunque c'ha un gran tiro, c'ha un bel passaggio, il dribbling è buono, completo, recupera pure i palloni. Però certo, quel medio-medio e quel work rate non aiutano. Quella aggressività pure bassa, 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 madonna.